Nelle campagne non è ancora il tempo della raccolta, ma nella politica nazionale sì. Il 18 ottobre scorso il Parlamento ha approvato definitivamente la nuova legge contro il caporalato, riedizione aggiornata e più dura di quel decreto Rosarno varato nel 2011 dopo l'ondata di indignazione generale sollevata a seguito della rivolta nella cittadina calabrese. Il trasporto irregolare dei lavoratori e l'intermediazione opaca per portarli nei campi o nei cantieri sono ora puniti con una pena che prevede fino a 6 anni di carcere e la confisca dei beni. Altra novità riguarda l'imprenditore che utilizza questo tipo di manodopera sfruttata, che ora viene obbligato a conoscere l'origine esatta del reclutamento se non vuole rischiare anche lui il sospetto di essere parte di un'organizzazione illecita. Novità importanti che il ministro dell'agricoltura Martina è venuto a spiegare proprio a Rosarno in una prima nazionale organizzata dal Partito Democratico. Ma in questo che è il territorio che ha ispirato una mobilitazione politica nazionale lenta ma inesorabile, c'è una reale conoscenza di queste innovazioni? Siamo andati a vedere da vicino l'impatto che il nuovo giro di vita avrà sull'economia e sulla percezione che della legalità hanno gli stranieri e gli italiani. In Italia c'è una nuova legge contro il caporalato. Quanto è importante lottare il caporalato? Tu parli adesso, io non ho capito. Non c'è voglia di parlare, ma di spiegare forse sì. Andiamo insieme per un'intervista a un altro fratello. Possiamo andare? Sì. Dov'è? I due africani accettano di accompagnarci nel campo container di Rosarno. Viaggio metafora di un'accoglienza ancora molto improvvisata. Chi può, per sfuggire al caporale trasportatore, si muove con la bicicletta, ma una volta arrivati nell'area industriale riconvertita nel sito dei nuovi ghetti, con tutto il viaggio che si può immaginare anche tra immondizia, degrado e arte di arrangiarsi, della legge contro il caporalato nessuno vuole parlare. Ovvio che lo sfruttamento non piace, ma più forte della denuncia è forse la paura. Così l'unico che ci racconta qualcosa è proprio un caporale, uno di quelli che la nuova legge colpirebbe subito e meglio. Quando dico capo nero, ha visto questo furgone, è mio. Il furgoncino che stanno qua, è mio. Ma quando si dice caporale, capo nero, capo così, secondo me, io penso è una cosa che non esista. Io mi alzo stamattina, metto la mia nafta dentro macchina, andare da 30 km, 40 km da fabbrica, cercare lavoro da un italiano, patrono di fabbrica, e lui mi dice, vai, se tu trovi, se tu insista 5, 6, 10 fratelli, che puoi venire a lavorare insieme, la mia mandrina, tutto quanto sta che usano qua, il patrone si paga 1 euro a caso, a cassette. Tutti parte, non esiste un patrone che paga 1 euro e 50 centesimi, non esiste. Sai che ora con questa nuova legge anche tu rischi. Io quando vieni a chiamare le fratelli, andiamo a lavorare, quello è 3 euro che loro mi danno, e io devo prendere mettere nafta, eppure io devo rimanere là a tagliare, quello che io taglio, 10 casone, e 10 cassette, 20 cassette, è la mia. Ho capito. E 3 euro che tu mi dai, è per l'attentamento di macchina. Insomma, c'è un po' di confusione interessata tra aiuto generoso e lavoro che sfrutta il lavoro degli altri. Ma noi non puoi dire niente. Se io andare a dire questo, parlare questo, dove io lavoro, domani lui vuol dire, tu vuoi dire che tu stai più, non viene più lavoro con me. Legge moderna e severa, realtà antica e complessa. Anche gli italiani, per certi aspetti e in alcune fasce sociali, minimizzano la questione. E anche loro, per spiegartela, ti invitano in posti appartati e nel degrado. Visto che in campagna ne trovi sempre meno, l'appuntamento con qualche piccolo imprenditore è sulla spiaggia, dove qualcuno coltiva il suo hobby e altri lo assecondano. L'italiano non si fa sfruttare. E qual è la differenza con l'africano? L'africano che magari fa tutti i lavori più umili. Per raccogliere un ettaro di arance, quanto è il costo della manodopera? Il costo della manodopera, ve lo dico subito, 1 euro a cassetta per raccogliere mandarini. E non è poco pagare 1 euro a cassetta? E 50 per arance. E 50 per arance. Quindi se si paga di più si perde ciò sai ancora.
Ma quando lei vede i controlli contro il caporalato, no, carabinieri, forze dell'ordine, la prefettura, cosa pensa di questi controlli? Caporalato qua nella zona di Rosarno, San Ferdinando, non esiste, perché il caporalato se lo fanno i bulgari stessi, che hanno buona parte, hanno i polmini, mentre 7, 8, 10, 12 persone su un polmino, li portano su varie stazioni di lavoro e si pigliano 5 euro a persona quando viene la sera. Il caporalato è di quelli là, non è mio. Ok, ma voi come imprenditori, diciamo, poi li fate lavorare questi lavoratori sfruttati, quindi è tutta una catena. Tutta una catena, proprio, tutta una catena. E qualcuno che mette giornate, faccio, si apre, si mette la regola per mettere le giornate, poi faccio 20 giornate una persona e ci diventano 5. Fatta la legge bisognerà pur spiegarla, visto che mai come in questo caso sembra esserci un esercito italiano e straniero pronto a disattenderla. Gaetano Condello è un commercialista. Siamo andati a trovarlo nel suo studio per farsi spiegare quanto questa minimizzazione del fenomeno sia in realtà solo un alibi e quanto sia in effetti la conseguenza della crisi di un sistema economico che o tracolla o si rilancia più trasformato di prima. Io sono un imprenditore agricolo, ho bisogno di manodopera e voglio mettere in regola questa manodopera che utilizzo. Quali sono i passaggi burocratici regolari che devo compiere? Gli adempimenti sono i seguenti. L'assunzione deve essere perfezionata entro le 23:59 del giorno antecedente. Quindi il datore di lavoro deve possedere quantomeno i dati anagrafici, perché deve essere fatta una comunicazione online tramite un canale. Va redatto un modello che si chiama il modello Unilav, con cui si indicano la data di inizio, la data di fine, le mansioni e tutto quanto quello che è previsto dalla normativa vigente. Questo adempimento deve essere fatto entro le 23:59. Spesso e volentieri queste persone che magari sono impegnate in attività giornaliere non sono disponibili non prima delle 17 del giorno, le 16 più o meno è l'orario che tornano dalla campagna, e quindi il datore di lavoro che intende regolarizzare una persona avere proprio i dati anagrafici del dipendente da assumere non prima delle ore 17. Il mio studio chiude alle 18:30, immaginate un attimo in quest'ora e mezza com'è possibile andare a regolarizzare, a fare le assunzioni di centinaia di persone, cioè siamo fortemente in difficoltà. E naturalmente questo ci comporta che la sera facciamo le 23, mezzanotte, abbiamo il limite temporale delle 23:59, quindi se casomai non riusciamo entro le 23:59 il mio cliente deve aspettare il giorno successivo perché non avrebbe la copertura altrimenti. E non manca chi è pronto a investire in nuove colture. Forse la svolta contro il caporalato sta proprio nei numeri. Più grande e organizzato sei, e più difficile sarà farla franca, sia per il capobianco che per il caponero.